È accaduto che in 2 anni sono stati trasferiti in uscita 11 medici con il parere negativo dei primari dei vari reparti, invece il provvedimento finale era parere favorevole poi. E quindi sono stati trasferiti buona parte di questi medici sottratti da reparti per acuti e trasferiti in ambulatori dove si fa orario diurno dalle 8 alle 14, quindi si sono smantellati i reparti e abbiamo messo dei medici, diciamo, a riposarsi. E questo è ingiusto. E noi dal 3 maggio adesso, a causa di questi trasferimenti, il reparto di medicina con 20 posti letto non può ricoverare i pazienti perché ci sono solo due medici ed è una cosa vergognosa. C'è Quindi, una carenza di personale e si trasferiscono per mantenere i reparti, che è emergenza, non per mandare i medici a riposarsi. Quando si richiede un nulla osta al trasferimento, il direttore del reparto deve mettere il proprio nulla osta. Il nulla osta è negativo. Arrivato a Salerno, l'ufficio personale si autorizza il trasferimento. ha denunciato l'ASL. Che Chi ha commesso i reati? cosa è successo dopo la diffusione di questa notizia? Niente, Niente. niente. Il reparto di medicina è ancora chiuso, i pazienti aspettano, arrivano. Però confida nella giustizia. Me lo auguro, con i tanti problemi che ha la giustizia, mi auguro che trovano il tempo anche di interessarsi di questa situazione che è molto grave.